Che possiamo iniziare riprendendo un po' il filo del discorso. Abbiamo un po', adesso ci siamo consultati con il professor Signorotto e con Michela e l'idea è quella di intanto di stare molto dentro nei tempi e quindi chiederei ai relatori di non andare oltre i 20-25 minuti come massimo tireremo le fila alla fine, diciamo, quindi questo pomeriggio, questo penalizzerà qualcuno che magari deve andare via, però se cerchiamo di stare nei tempi forse riusciamo anche riprendere in un discorso circolare un po' i fili che sono stati tesi in queste giornate. Allora, io riprenderei, mi riservo 5 minuti, riprenderei fin dall'inizio, diciamo, ecco, noi, cioè, il tema è quello appunto delle scoperte, della conoscenza dei nuovi mondi, quindi livelli diversi e dell'impatto culturale, ovvero sia della capacità di elaborare la diversità, no? E giustamente il quadro da cui siamo partiti, il quadro di Rubies, è stato un quadro molto ricco e che ha mostrato la complessità, no? Giustamente Rubies ha fatto vedere come esistono livelli molto diversi, sguardi molto diversi all'interno di questo tema, no? E gli sguardi possono essere vari, appunto, a partire da chi vede un interesse economico, un interesse politico, l'espansione coloniale, la difesa di questa, il problema della legittimità della conquista, oppure, diciamo, dall'altra parte, guardando con l'occhio invece, diciamo, dei religiosi e della Chiesa, anche lì livelli differenti, e il papato vede in questa espansione missionaria un recupero di quello che aveva perso in Occidente e in Europa, e i religiosi lo guardano come possibilità, chance, della conversione, delle volte forzata, anche difesa invece delle popolazioni indigene. Ecco, quindi, diciamo, ci sono livelli diversi che vanno tenuti presenti. All'interno di questo quadro abbiamo visto c'è di tutto, ci sono i papi, ci sono il re di Spagna, ci sono quindi i sovrani, ci sono mercanti, avventurieri, cartografi, scienziati, persone curiose, abbiamo visto ieri, no? Anche se però si parlava del Settecento, che è un quadro molto diverso. Ecco, quindi, diciamo, un mondo composito. Un po' la domanda che stava un po' sotto era: si possono dividere questi sguardi diversi? È possibile? E credo che le relazioni di ieri abbiano mostrato che non è possibile tenerli veramente distinti, tanto a livello, diciamo, molto alto dei sovrani, Stato-Chiesa, rapporti Stato-Chiesa, che a livello più basso. Ci sono, diciamo, dei legami inscindibili che fanno riferimento a un quadro culturale e religioso, ma anche degli interessi, no? Interessi di famiglie, di gruppi dirigenti, interessi di famiglie religiose, anche come è emerso dalle relazioni di ieri. Un'altra domanda che è stata posta è quella dei milanesi. Chi sono i milanesi? Direi che anche lì si è cercato di rispondere. I milanesi sono gli abitanti di uno Stato, di una città e di uno Stato che fa parte di un orizzonte di mondializzazione iberica, come è stato detto ieri, che ascoltano, leggono se possono queste relazioni, c'è una circolazione anche orale, questo è stato detto, però troviamo singole persone, certo non un progetto di Milano e dello Stato di Milano. Non c'è proprio dietro niente. La domanda che è stata fatta da Ditchfield alla fine della giornata di ieri era: ma Federico è in tutto questo? E Federico, abbiamo visto, Federico Milano, Federico Lambrusiana, Federico Roma, Federico Propaganda Fide, e questa domanda è aperta, direi. Ecco, oggi riprendiamo con invece questo tema altro, un altro livello ancora, che è quello appunto dei libri,
dell'interpretazione e dell'esperienza. Dunque un livello intellettuale, conoscenza ma anche mediazione e poi l'esperienza, non solo il livello intellettuale ma anche quello esperienziale. Allora il primo intervento è quello di Michela Catto, che attualmente è all'Università di Trento, che si è occupata largamente dei gesuiti, della compagnia, ha anche, come dire, tanti saggi in realtà, ma anche sull'ateismo, no? Quell'invenzione gesuita, l'invenzione dell'ateismo, e quindi diciamo anche un angolo, una visuale diciamo molto particolare, e che ci parlerà oggi delle relazioni di Botero, le relazioni universali di Botero, che già sono state dietro un po' agli interventi di ieri, no? Grazie. Michela, grazie. Sì, infatti un po' tutti hanno nominato le relazioni universali di Botero. Ricordiamo solamente alcuni, insomma, degli aspetti, appunto, 1591-1597 vengono pubblicate le relazioni universali, un'opera di geografia, di storia, di antropologia, un'opera in qualche modo enciclopedica, una che è stata definita anche mondializzazione cattolica o anche espressione sistematizzata della geopolitica della Controriforma. Un'opera quasi un atlante che ebbe un grandissimo successo, tanto che se possiamo dire che attraverso la ragion di Stato Giovanni Botero entra tra le personalità più celebre del pensiero politico della Controriforma, è anche vero che le relazioni universali all'inizio ebbero un numero di edizioni superiore a quella della a quelli della ragion di Stato, almeno fino alla prima metà del Seicento. Nel corso di questo intervento mi limiterò a osservare l'aspetto di Botero che descrive le religioni cinesi e l'Asia. Quindi utilizzando un punto di vista, l'opera di Botero e in maniera particolare la parte terza dedicata alle credenze di Asia, Europa ed Africa, e infine invece gli aggiornamenti che vengono compiuti sull'opera di Botero nel 1659, Girolamo Brusoni, raffronto di due fonti da un punto diacroniche che permettono di tracciare una sorta di evoluzione dell'immagine della Cina, almeno nella cultura italiana, a cavallo tra 500 e 600. Come è stato detto più volte nel corso di queste giornate, la geografia e i costumi sono sempre stati presenti in tutta la produzione letteraria di Giovanni Botero, dalle cause della grandezza e magnificenza della città alla ragione di Stato, culminano nelle relazioni universali. L'ex gesuita, forse in quanto tale, appare affascinato dalla diversità del mondo, dal viaggiare, dalle Indie, che tanto ruolo ebbero nella spiritualità della Compagnia di Gesù. Dalle varie dedicatorie delle relazioni universali emergono i motivi che indussero Botero a scrivere quest'opera, ed è sicuramente un interesse, una volontà di andare a soddisfare un interesse di Federico Borromeo, ma più volte nel corso delle sue opere parla anche di uno scopo edificante o di uno scopo glorificante, come ad esempio nei suoi detti memorabili di personaggi illustri, dove aggiunse, usciti nel 1608, aggiunse che scopo delle sue relazioni era anche di servirsi di quella per indurli a leggere qualche esempio di virtù evangelica o qualche passo di perfezione cristiana. Un'affermazione che è in perfetta consonanza con gli ampi spazi che vengono concessi alla penetrazione missionaria, tanto che l'opera, l'Atlante, l'enciclopedia, potrebbe essere definita come un omaggio all'opera missionaria e in maniera particolare all'opera missionaria della Compagnia di Gesù. Oltre al motivo devozionale, alla commissione cardinalizia, alla base dell'opera vi è anche la personale percezione storica di cui ha parlato anche Gian Vittorio Signorotto, quindi quella personale percezione non unica in questo tempo di vivere in una situazione di vantaggio rispetto agli antichi, quindi di poter scrivere un'opera che non è solo un'opera di storia che guarda al passato, ma un'opera che guarda anche al futuro.
e oltre alla convinzione di vivere in uno stato di superiorità rispetto agli antichi europei e quindi agli pagani, ai greci e ai romani, in Botero vi è anche un altro tipo di consapevolezza che lo induce a relativizzare, ad esempio, il concetto della barbaria. Quando istituisce paragoni tra i popoli del suo tempo e gli antichi, riconosce infatti non solo la superiorità degli europei rispetto agli antichi, ma anche la superiorità dei cosiddetti barbari moderni. E ad esempio esalta la capacità di costruire le strade degli Incas, la saggezza del governo cinese. Il termine barbaro, secondo Botero, se usato solo a indicare quei popoli i cui costumi si dilungano dalla ragione della vita comune, in realtà è un termine più adatto a descrivere i barbari antichi e i greci e i romani, che dal punto di vista numerico costituiscono appunto una quantità dal punto di vista della popolazione molto più piccola rispetto ai barbari dei nuovi mondi. Diciamo dunque che barbari si debbono stimare quelli le cui maniere e costumi si dilungano straordinariamente dalla dritta ragione, il che avviene o per fierezza d'animo o per ignoranza o rozzezza di costumi. Il discrimine per Botero è dunque dato dalla ragione e non dai costumi, se non in quanto legate alla ragione o alla ragionevolezza. Ma come vedremo, questa accezione non lo mette al riparo dal bisogno di eliminare dalle fonti che egli utilizza tutte quelle informazioni che avrebbero potuto mettere a rischio il concetto della superiorità del cristianesimo come arte di conservare lo Stato. Come è stato messo in luce da Federico Chabot, le lodi alla Cina sono un ritornello continuo nell'opera di Giovanni Botero. La nazione cinese sembra occupare un posto di tutto rilievo, preferita tra tutte le realtà politiche, geografiche e sociali, per sostenere le sue tesi, contribuendo in maniera decisiva alla cristallizzazione del concetto del dispotismo orientale. La Cina è ammirata per la vastità, ma anche perché aveva rinunciato all'espansione, alla guerra, alla lotta, per continuare entro le mura una vita pacifica e tranquilla. Il governo della Cina è presentato come il massimo modello per ciò che concerne lo sviluppo del territorio, perché ha pavimentato le strade del regno, costruito ponti di pietra su fiumi immensi, tracciato strade sulle alte montagne. Dal punto di vista quindi della storia politica, la Cina è per Botero sinonimo di civiltà o di civile. I Zacatai, uno dei popoli della Tartaria, ad esempio, sono civili perché, scrive, seminano, piantano, fabbricano, trafficano, si governano a regno. Altrove arricchisce il concetto di civiltà con le scienze e le armi, ed è un concetto che non limita alla Cina, ma che estende anche alle cosiddette barbarie africane, quindi all'Africa del Nord, e in questo caso, oltre alla città e alle scienze, sono le arti equestri, l'architettura, che permettono di definirla civile. Le fonti che Botero utilizza nella stesura delle relazioni universali e che sono state ampiamente utilizzate per la parte americana sono state nominate più volte nella giornata di ieri. Si tratta di Acosta, di Pietro Martire. Per quanto riguarda l'aspetto asiatico, le lettere indiane di Giovanni Maffei, soprattutto Il Milione di Marco Polo, Ramusio, tutte opere, soprattutto il Ramusio, al cui interno si raccolgono poi altre opere precedenti, come ad esempio le lettere del Corsario oppure le lettere di Francesco Xavier. Per quanto riguarda la Cina, tutte queste fonti che spesso Botero non indica, quindi talvolta indica, altre volte non nomina assolutamente, quindi che spetta agli storici in qualche modo capire quali sono state queste fonti, insomma, per quanto riguarda la Cina non nomina nessuna fonte in particolare nel momento in cui deve descrivere le religioni cinesi. È chiaro però che il suo punto di riferimento e la storia della Cina dell'agostiniano Juan González de Mendoza, un'opera che è uscita a Roma nel 1585 e ben presto tradotta in varie lingue europee. E dico è chiaro perché nel momento in cui si fa un confronto delle singole frasi, Giovanni Botero segue parola dopo parola, ricopia ciò che il González ha scritto.
compiendo però alcuni tagli di parti molto lunghe e che qui ci interessano meno rispetto alla soppressione invece di singole frasi a completamento del concetto insomma, più generale. Gonzales quindi viene utilizzato per descrivere il funzionamento della magistratura, la legislazione, le descrizioni delle città, le strade, insomma, viene utilizzato tutte queste fonti che servono a Botero per sostenere le sue teorie politiche e economiche che aveva già elaborato nei trattati precedenti. Cosa succede invece nel momento in cui Botero utilizza Mendoza per descrivere le religioni o le religiosità? Quali sono le informazioni che utilizza o scarta per corroborare la sua idea di religione dei cinesi? In questo caso Botero compie importanti modifiche rispetto alla sua fonte, che subisce alcuni tagli in corrispondenza di ogni allusione o di ogni accostamento arbitrario che l'agostiniano aveva fatto tra la tradizione religiosa cinese e quella cristiana. Faccio alcuni esempi. Il concetto della poca stima che i cinesi, secondo Mendoza, portano ai loro dei viene rafforzato da Botero, che accosta alla poca stima dei cinesi per gli dei la frase «i medesimi cinesi si ridono generalmente parlando degli dei». Quello del ridere, o in italiano forse dell'irridere, è un moto che egli riserva esclusivamente ai cinesi all'interno delle sue relazioni universali e forse lo riprende da José de Acosta e a sua volta l'aveva ripreso da una lettera di Matteo Ricci a Giambattista Roman. Gentili, barbari, idolatri, superstiziosi, scismatici, eretici, uniti a giudei e maomettani, sono le categorie che Botero usa per descrivere le religioni del mondo. Quando parla dell'Asia, preferisce il termine idolatria, le infinite idolatrie. L'idolatria dei siamesi, dei pinguini, dei giapponesi, delle Molucche. E l'idolatria che rileva e preferita alla definizione di superstizione e comprende vari tipi di sfaccettature che vanno dall'irridere gli dèi dei cinesi, ma anche in un lungo elenco la non stima delle religioni professate, nel caso del Gran Mogol, adorano gli idoli e non credono in nulla per la Cocincina, la Cambogia, il Laos, profondamente influenzati dalla Cina, oppure la negazione, quando descrive i cinesi, dice negano la provvidenza di Dio, negano l'immortalità dell'anima, per potersi, con più libertà e sicurezza, darsi a ogni dissoluzione e scelleratezza, ma non comunicano questi segreti della loro impietà se non ai nobili. Infine, descrive come senza notizia di Dio, senza certa religione, gli abitanti delle Molucche prima dell'arrivo degli arabi. Rispetto alle informazioni fornite dalla storia di Mendoza, tra le parole che Botero decide di omettere dalla sua descrizione, vi sono quelle relative alla credenza nella verginità della donna con un bambino in braccio. Mancano infine nelle relazioni universali tutte le leggende sugli antichi santi cinesi, sui riti religiosi, stranamente simili a quelli cristiani. Mancano inoltre alcune immagini dal marcato sapore biblico, i riferimenti alla Santa Trinità. Mancano tutte quelle descrizioni dei religiosi cinesi che Mendoza aveva definito come molto simili ai nostri e soprattutto il discorso sulla metempsicosi che Mendoza identifica arbitrariamente, semplicisticamente, nel credere nell'immortalità dell'anima. Manca, infine, il punto in cui Mendoza afferma che si può ipotizzare che San Tommaso predicasse in Cina, vedendosi che quella gente ha conservato tant'anni e conserva questi segni di notizia del vero Dio che rappresenta l'ombra sua. In linea generale, quindi, Botero tende a eliminare i riferimenti che per necessità esplicative, quindi l'agostiniano aveva inserito, comparando le religioni cinesi al cristianesimo, eliminando così tutto ciò che poteva generare parallelismi tra la vera fede e l'idolatria. Non era solo la difesa dell'ortodossia, ma anche il depotenziare il modello religioso-politico che poteva oscurare la capacità dell'unica e vera religione, quella cristiana, di garantire e conservare lo Stato e il dominio pubblico sui sudditi.
come aveva scritto nella Ragion di Stato. Ma fra tutte le leggi non ve n'è alcuna più favorevole ai principi che la cristiana, perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi, dove conviene, ma gli animi ancora e le coscienze, e lega non solamente le mani, ma gli affetti ancora e i pensieri, e vuole che si obbedisca ai principi discoli, nonché ai moderati, e che si patisca ogni cosa per non perturbar la pace. Il decidere di non riportare le somiglianze che il Mendoza, anche solo per ragioni esplicative, per la facilità di utilizzare la comparazione, e quindi un metodo in qualche modo semplice e intuitivo, il Mendoza, quindi tutto ciò che aveva riportato il Mendoza, tutti questi parallelismi tra le religioni cinesi, eliminare tutto questo era forse impedire che si ritenesse che anche le infinite idolatrie dei cinesi erano religioni che assicuravano e garantivano il vivere civile e politico dello Stato, affermazione che, portata alle estreme conseguenze, rendeva in qualche modo i credi religiosi sostanzialmente indifferenti, equiparando la religione cristiana alla religione naturale. 1659, le relazioni universali vengono aggiornate da Girolamo Brusoni, questo inquieto poligrafo inserito un po' nell'ambiente libertino italiano, che intese commentare e aggiornare le relazioni poiché erano avvenute grandissime trasformazioni in Cina e in Europa. In Cina, ad esempio, era avvenuto il cambiamento dinastico, quindi c'era la necessità di fornire agli europei tutta una serie di informazioni sulla nuova dinastia, sugli usi e le tradizioni. In questo caso, per il discorso delle religioni cinesi, Brusoni utilizza ovviamente una fonte diversa, ed è una fonte gesuitica. Si tratta dell'opera del gesuita portoghese divulgatore in Europa dell'accomodatio gesuitica, cioè di Alvaro Seneda, che passerà alcuni anni tra il 1640 e il 1644 proprio in Europa a far propaganda sulla Cina, della missione gesuitica, la scoperta della stella nestoriana. L'opera di cui parlo si intitola Relazione della grande monarchia della Cina ed esce a Roma nel 1643. È divisa in due parti. La seconda parte tratta dello stato spirituale della Cina e contiene una lunga storia della missione della Compagnia di Gesù, geografia, costumi, genti, lingue, educazioni, matrimoni, funerali, e ci fornisce un quadro dettagliato, anche se non privo di errori o imprecisioni, delle religioni cinesi, musulmana, giudaica, tracciando una storia anche della cristianità in Cina. Notizie quindi di prima mano sono messe a disposizione del Brusoni, che dal punto di vista delle descrizioni delle religioni cinesi compie importanti evoluzioni rispetto a Botero. La fonte che ha a disposizione è lunga, articolata, scende nei dettagli delle sette cinesi, delle superstizioni, degli usi religiosi, dei riti, e anche qui però Brusoni compierà delle scelte in un quadro che, come quello di Botero, è di ripetizione parola dopo parola della sua fonte, quindi del Senedo, ma si priva di alcune espressioni, talvolta di lunghe parti descrittive, altre volte di singole frasi, ed è su queste che ci soffermeremo. Nel campo delle religioni cinesi, a Brusoni preme, così come era premuto a Senedo, affermare che le sette religiose cinesi sono pochissime, quindi non più le sette infinite di cui aveva parlato Botero, o che perlomeno che poche sono le sette cinesi ufficiali. In questo modo vuole tracciare esplicitamente un netto confine tra quelle che è il mondo religioso cinese e il mondo giapponese, mondi che nella tradizione europea erano stati spesso confusi o comunque trattati come un unico blocco. E il mondo giapponese per Brusoni invece continua ad essere caratterizzato da sette infinite e numerosissime. Le sette cinesi sono solamente tre, sono il confucianesimo, il taoismo e il buddismo, dal quale elimina rispetto a Semedo alcune frasi.
Ad esempio, nel momento in cui descrive la setta di Confucio, Brusoni decide di eliminare solo un passo, il passo in cui Semedo aveva accennato alla superiorità dei confuciani in fatto di divinità rispetto all'antico mondo pagano europeo. Né gli appartengono ai confuciani o attribuiscono cose alcune indecente come i nostri antichi agli loro dei. Dalla descrizione del culto riservato alla setta confuciana, agli avi e agli uomini insigni, Brusoni compie altri due tipi di eliminazione. Elimina i templi eretti in favore degli antenati. Gli stesso onore fanno i loro maggiori insino al quarto grado in su. Ed elimina l'aspetto pedagogico di governo presente nelle ritualità confuciane. Vale a dire che Semedo si era dilungato nello spiegare che la setta confuciana, nei suoi vertici, praticava dei riti affinché attraverso tale pratica, l'esempio, il popolo imparasse a fare altrettanto, maturando attraverso la pratica religiosa o civile un comportamento interiore e esteriore utile alla Repubblica. Il lungo passo allude all'insegnamento comportamentale che si poteva trarre dal culto degli uomini insigni. Si sforzino parimenti essi per imitarli, dal rispetto per gli antenati, apprendano come si debba servire i vivi. Venne dunque eliminata anche la frase che alludeva all'uso del confucianesimo come insieme di regole che ordinano al buon governo, alla concordia e quiete della famiglia e all'esercizio delle virtù. Forse, anche per rendere più coerente questa descrizione, Brusoni decise di eliminare quali motivi potevano indurre i cinesi a proclamare alcuni uomini insigni, vale a dire l'allusione a un tipo di santità civile legata al servizio dei servizi resi al regno. Dalla descrizione invece del taoismo elimina gli aspetti più miracolistici della nascita di Lao Tzu, del quale fingono essere stato per 8 anni in ventre di sua madre. Infine, dalla descrizione del buddismo elimina alcuni usi legati alle penitenze corporali, cui si sottopongono i monaci, i pochi episodi di furfanteria o mal comportamento di cui era stato protagonista dei monaci di cui era stato protagonista Semedo, ma è più importante, decide di eliminare tutto l'aspetto di descrizione delle pratiche di perfezione spirituale sul quale Semedo si era lungamente soffermato. Inoltre, rispetto a quelle che sono le descrizioni, che erano le descrizioni divenute famose in Europa, il termine ateismo non è riservato al confucianesimo, ma utilizzato, come poi diventerà insomma una tradizione, al buddismo. In sintesi, e qui concludo, appare interessante notare come a distanza di circa 60 anni, anche se non è più possibile tacere sull'interpretazione che i gesuiti stanno portando avanti delle religioni e della cultura cinese, anche Brusoni, come prima aveva fatto Botero, tende a eliminare tutti quei riferimenti che avrebbero indotto facili parallelismi con la religione cattolica, con le sue ritualità, a far cadere quindi una forma di censura sugli aspetti didattici ed educativi insiti nella religione cinese e i riferimenti che avrebbero potuto indirettamente condurre a interpretare la religione cinese come una religione civile. Grazie. Molte grazie a Michela Catto anche per essere stata dentro nei tempi. E passiamo la parola a Emanuele Colombo che ci parlerà di Possevino, il libro del mondo, geografia sacra. Emanuele Colombo è professore associato alla Università DePaul di Chicago e si è occupato sin dall'inizio, diciamo da una parte della compagnia ancora, e dall'altra parte dell'Islam e anche dello sguardo, no, di Federico insomma, su questo problema appunto orientale, come abbiamo già visto ieri. Ecco, ti cedo la parola volentieri, stando nei tempi anche tu. Sì, va bene. Molte grazie, volevo ringraziare gli organizzatori Gian Vittorio Signorotto, Michela Catto, l'Ambrosiana. Il mio interesse per Antonio Possevino è nato alcuni anni fa, quando mi recai a Milwaukee, in Wisconsin,
per far visita a John Patrick Donnelly, gesuita, storico e grande traduttore di fonti, traduttore dal latino. Durante il pranzo Donnelly mi spiegò che da oltre 20 anni stava raccogliendo materiale per preparare una biografia moderna di Possevino. La più recente, diceva, con disappunto, era la biografia settecentesca di Dorigny e Possevino meritava di più. Arrivati al caffè, il colpo di scena, Donnelly mi disse che si rendeva conto che il tempo si faceva breve e che Possevino era una montagna troppo alta da scalare. Voleva dunque regalarmi tutto il materiale che aveva raccolto perché, diceva lui, a Dio piacendo tu di tempo ne avrai un po' di più. Fu dunque questo gesto insolito, di grande generosità e amicizia, un gesto estremamente posseviniano di scambio e circolazione di libri e documenti, ad attirare la mia attenzione sul gesuita mantovano. Antonio Possevino era un uomo che in 15 giorni capiva più di quanto molta gente capisce in molti anni. Così lo definiva la Ines, secondo superiore della Compagnia di Gesù. E in effetti, guardando il suo curriculum, ci si rende conto che la velocità di un uomo che viaggiò moltissimo, scrisse migliaia di lettere, moltissimi libri e soprattutto che aveva la capacità di tenere relazioni con chiunque e stupisce, era un uomo che capiva ed era molto veloce. Nato a Mantova nel 1533, Possevino fu educato nella tradizione umanistica e la sua educazione fu poi fondamentale per gli sviluppi successivi e fu precettore di Francesco e Scipione Gonzaga, futuri cardinali. Entrò nella compagnia nel 1559 e dopo solo pochi mesi di noviziato, anche qui eccezione, fu mandato in Savoia dove diede vita a un'attività di evangelizzazione in funzione antivaldese e anticalvinista. Fu per 10 anni in Francia dove si occupò dell'educazione dell'élite e delle missioni popolari, quindi dei due livelli. E qui forse l'aspetto più originale di Possevino teorizzato e teorizzato molto nel dettaglio nelle sue lettere fu l'uso dei libri. Possevino continuava a ripetere sostituire libri cattivi con libri buoni e poi abbiamo le notizie di libri che fece stampare, libri tascabili, piccoli catechismi. Con l'elezione di Mercuriano a proposito generale, Possevino fu nominato segretario della compagnia per 4 anni e questo a mio avviso è il periodo più affascinante e meno studiato. Ho cominciato a scavare dentro le lettere, è ormai evidente che la biblioteca nacque in quegli anni, che molte delle idee di Possevino sviluppate successivamente ebbero la loro origine proprio in questo ruolo chiave della Compagnia di Gesù in cui Possevino era a contatto con i missionari, si rendeva conto di quello che succedeva nel mondo, era al centro della fervente vita della Compagnia di Gesù. Dopo gli anni romani Possevino cominciò a viaggiare per conto del pontefice, fu il primo gesuita a entrare in Moscovia per promuovere la pace fra Stefano I e Ivan IV, fu in Polonia e Lituania, in Transilvania, 3 volte in Svezia. L'azione politica e diplomatica di Possevino gli attirarono l'ammirazione, ma anche il sospetto, di esponenti delle chiese locali e di molti confratelli. Nel 1587 il generale Claudio Acquaviva lo richiamò a Padova, dove Possevino si dedicò all'insegnamento in università e alla stesura della Biblioteca Selecta, il suo capolavoro bibliografico. La biblioteca, 2 parole sulla biblioteca, fu pubblicata nel 1593 dalla Tipografia Vaticana con una prefazione del Papa ed ebbe poi edizioni successive a Venezia 1603 e Colonia 1606, più numerosissime edizioni parziali. E molto di più di quanto dica Sommervogel, molto di più di quanto è stato scritto, si trovano continuamente edizioni parziali della biblioteca usate ad hoc per certi luoghi e per discutere certi temi. La biblioteca è stata letta e interpretata in molti modi, diversi e anche contraddittori. È stata definita un catalogo bibliografico cattolico in risposta alla Biblioteca Universalis, di matrice protestante. Altri hanno parlato di un tentativo di egemonia culturale cattolica dell'epoca post-tridentina, altri ancora hanno messo in luce la natura di canone bibliografico positivo, volto a stabilire quale fosse la biblioteca cattolica ideale, in accordo con la Ratio Studiorum che proprio in quegli anni era messa a punto nella Compagnia di Gesù.
Ancora, la biblioteca voleva rappresentare una mappa delle conoscenze sicure, garantite, senza pericoli per l'ortodossia e la morale. In essa confluiva l'impegno decennale di Possevino nel diffondere libri. Più recentemente è stato suggerito l'orizzonte missionario della biblioteca. John Patrick Donnelly ha studiato la biblioteca come evoluzione di quel piano di evangelizzazione globale che Possevino aveva elaborato negli anni in cui fu segretario della compagnia e che influì sulla fondazione di Propaganda Fide, come ci ha ricordato Giovanni Pizzorusso. Mentre Claudia Di Filippo ha parlato di un vero e proprio vademecum missionario, una definizione che trova molti riscontri quando si mette a confronto la biblioteca con la sterminata documentazione d'archivio non ancora indagata a fondo. La struttura dell'opera è la seguente: il primo tomo, dedicato al Papa, è suddiviso in 11 libri. I primi 5 pongono le basi dell'educazione cristiana costruita sui testi sacri. I libri dal 6 all'11 sono quelli di cui mi occuperò oggi, forniscono gli strumenti culturali per entrare in terra di missione, per convertire in tutte le zone del mondo dove era necessaria una conquista o una riconquista cattolica. Mentre il secondo tomo di 6 libri è dedicato alle diverse discipline: diritto, filosofia, medicina, architettura e geografia, storia, poesia, pittura e retorica, presentate come dipendenti dalla teologia, in aperta polemica con la loro pretesa autonomia. La geografia sacra di Antonio Possevino. La sezione centrale della Biblioteca Selecta e le numerosissime lettere di Possevino mostrano l'ideale di una evangelizzazione del mondo, dalla penisola scandinava all'estremo oriente fino al nuovo mondo. C'era un nesso stretto tra i libri e il mondo, nel linguaggio e nel modo di pensare di Possevino. I libri, quelli buoni, dovevano servire per conoscere i popoli del mondo e per apprendere il metodo migliore per evangelizzarli. Ma il mondo stesso era un libro. Dio, secondo un'espressione frequente in Possevino, era l'autore del libro del mondo e il professore alla cui scuola bisognava imparare. Il libro del mondo aveva una sua struttura che Possevino interpreta elencando nella biblioteca i diversi gruppi etnici o religiosi secondo il criterio della loro distanza dottrinale dalla Chiesa cattolica. Il vicino e il lontano riguarda la vicinanza o la lontananza della fedeltà dell'ortodossia alla Chiesa cattolica. Ci sono dunque i cristiani cattolici di rito orientale, gli ortodossi, di cui Possevino aveva esperienza diretta, i protestanti, considerati alla stregua degli eretici e paragonabili agli eretici dei primi secoli, anche per il contenuto delle loro dottrine, gli ebrei, i musulmani, gli abitanti delle Indie occidentali, i cinesi, infine i giapponesi. Questo è il libro del mondo così organizzato secondo Possevino. Possevino dice di aver raccolto le notizie per descrivere il libro del mondo dalla propria esperienza personale, gli anni in Piemonte e in Francia, l'incarico di segretario della compagnia e i viaggi per conto del Papa, ma anche grazie agli incontri personali con i gesuiti, i grandi pionieri gesuiti missionari, o con i loro scritti, Acosta, Michele Ruggeri, Alonso Sanchez e Valignano. Nella geografia sacra di Possevino, di solito, di chi è più vicino, vengono sottolineati gli aspetti di diversità, di distanza. È il caso dei protestanti, di cui Possevino si dilunga nel descrivere ciò che li separa dai cattolici. Essi hanno visto la verità ma l'hanno tradita e l'atteggiamento di Possevino nei loro confronti è soprattutto quello di una battaglia polemica in cui i libri hanno un ruolo di primo piano. È necessario conoscere il nemico per sapere come difendersi da esso. D'altra parte, chi è lontano, come gli abitanti delle Indie orientali e occidentali, di chi è lontano, si tende a mettere in luce la vicinanza, i possibili punti di contatto. Non che la missione nelle terre lontane sia semplice, ma il metodo consiste soprattutto nel trovare un terreno comune, un linguaggio adeguato agli interlocutori, come aveva fatto Ruggeri in Cina o Valignano in Giappone. È un gioco paradossale del vicino-lontano. Di chi è vicino si vede la distanza, di chi è lontano si vede la vicinanza. La mia domanda
è quello a cui risponderò oggi, perché il tema è enorme, non si può entrare in tutti i passi di Possevino, è in questa progressione dai cristiani cattolici di rito orientale fino ai giapponesi, che ruolo hanno gli ebrei e i musulmani, che stanno esattamente al centro tra gli eretici e gli abitanti delle Indie? Sono vicini o sono lontani? Sono eretici o sono infedeli? Possevino, in linea con tanti teologi, ma direi soprattutto con tanti gesuiti del suo periodo, dà una definizione ambigua. Ebrei e musulmani sono in una zona grigia e possono essere visti, eletti e interpretati ora come eretici, ed esattamente insieme agli eretici, ora come infedeli. Possevino e gli ebrei. Che Dio fosse l'autore del libro del mondo e il professore della scuola a cui tutti gli uomini dovevano prendere parte, era dimostrato, secondo Possevino, innanzitutto dalla storia del popolo ebraico. Forse Dio, scriveva nella biblioteca, avrebbe potuto fare lezioni più vere e più chiare di quando i giudei erano afflitti da tante cattività. Quelle che parevano sciagure servivano meravigliosamente a manifestare i concetti e l'alta carità della divina sapienza. La storia del popolo ebraico prima dell'incarnazione era l'ideale, l'immagine più chiara di che cosa fosse la scuola di Dio, il libro del mondo. E per questo Possevino ha grandissimo rispetto della fedeltà e dell'obbedienza del popolo ebraico. Ma quando Possevino parla degli ebrei dopo l'incarnazione, lo stesso popolo che era il simbolo della scuola di Dio diventa il più pericoloso nemico delle scuole cattoliche. I giudei, cito, come avevano crocifisso Cristo, Signore nostro, così pensarono di crocifiggere e ridurre in scherno la dottrina di Lui, nella quale sono i verissimi principi della verissima filosofia. Di qui nacquero le persecuzioni fatte agli apostoli, le falsissime interpretazioni dei santi profeti, il procurare false interpretazioni dalla stessa scrittura, il mandare in varie parti del mondo 1000 scellerati ambasciatori a ciò che impedissero la propagazione della religione cristiana. Quando Possevino espone il proprio piano di evangelizzazione del mondo, troviamo la conferma di questo giudizio molto duro che accostava gli ebrei ai peggiori eretici. Gli ebrei erano particolarmente pericolosi per la Chiesa. Nei primi secoli avevano tentato di sopprimere la fede in Gesù e i loro rabbini avevano distorto il significato delle scritture. Avevano fornito agli eretici le armi più pericolose contro la fede cattolica, come l'odio verso le immagini, l'odio verso la venerazione dei santi e verso l'Eucaristia. Ancora avevano preparato la strada a Maometto e cercavano continuamente di infettare la Chiesa con magia e superstizione. In una drammatica immagine, Possevino descrive la Chiesa come una fortezza assediata tra l'incudine di eretici ed ebrei, insieme, e il martello di turchi e saraceni. C'è dunque un'evoluzione del ruolo degli ebrei, prima dell'incarnazione e dopo l'incarnazione, ma c'è anche un terzo passaggio, un approccio missionario nei confronti degli ebrei. Possevino infatti osserva che la perfidia degli ebrei è stata vinta. Dopo la sua morte e risurrezione, Gesù ha ottenuto da Dio il potere di spargere il Vangelo ovunque, non solo tra gli abitanti delle Indie, facile, ma anche tra turchi ed ebrei. La missione di evangelizzazione è dunque possibile e necessaria. Possevino a questo punto dispensa consigli sul metodo missionario. Occorreva una perfetta conoscenza dell'Antico Testamento, dei padri della Chiesa e degli autori contemporanei che avevano scritto contro gli ebrei. Bisognava rubare ai rabbini tutti gli argomenti che potevano essere usati contro gli ebrei. L'educazione rimaneva uno strumento fondamentale e qui Possevino faceva riferimento alla propria esperienza. Nel 1577, mentre era segretario della Compagnia di Gesù, Possevino aveva predicato per alcuni mesi agli ebrei presso la Confraternita della Santissima Trinità a Roma. Secondo i dati d'archivio, aveva avuto un discreto successo e in 6 mesi aveva battezzato 14 ebrei. Oltre all'importanza di istituire case e collegi per neofiti, Possevino ribadiva l'importanza della libertà della conversione e il valore assoluto del battesimo. Infatti,
Il gesuita prendeva posizione contro la possibilità di strappare i figli dell'ebreo alle loro famiglie per battezzarli.